Caponata siciliana, un piatto veramente unico, antichissimo, che si diffuse in tutto il Mar Mediterraneo tantissimi secoli fa. Caponata deriva dal greco kaptos, che significa tagliato, è infatti costituita da diversi ortaggi tagliati a pezzi e fritti. È davvero un piatto che rappresenta benissimo l'eccellenza della tradizione gastronomica mediterranea. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo un classico della cucina siciliana, la caponata con melanzane e peperone. Bene, adesso vi do una dose relativamente piccola, se siete tanti in famiglia aumentate semplicemente. Per questa dose utilizzerò una bella melanzana, un peperone rosso, una costa di sedano, due cipolle piccole, 4 cucchiai di pomodoro, prezzemolo, basilico, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di aceto di vino bianco, pinoli, sono 30 grammi di pinoli, e 60 g di uvetta passa. Quest'uvetta passa va messa in acqua calda, innanzitutto dobbiamo sciacquarla. Poi la mettiamo in acqua tiepida e la lasciamo mezz'oretta fino a che l'uvetta diventerà morbida. Naturalmente olio extravergine di oliva di buona qualità e del sale. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare sarà mettere sotto sale la nostra melanzana. Quindi l'abbiamo sciacquata molto bene sotto acqua corrente. E adesso dobbiamo tagliarla a pezzettoni grossi. Tagliamo quindi le estremità, dividiamo in quattro parti, in questo modo. E adesso molto semplicemente dobbiamo tagliare i nostri pezzettoni. In questo modo. Prendiamo adesso una scodella pulita. Adagiamo le melanzane stratificandole. E per ogni strato ci andrà una manciata di sale. Vedete? Più o meno un pizzico, non in maniera eccessiva. E continuiamo. Mando un saluto a tutti gli amici siciliani che mi seguono. Naturalmente io non sono siciliana, sono calabrese. E cerco insomma di fare del mio meglio. Poi ditemi voi se questa ricetta vi piace o se volete darmi qualche consiglio. Continuiamo quindi ad aggiungere il sale. Un altro pochino di sale in quest'altro strato. Adesso prendiamo un piatto, lo mettiamo all'interno della nostra scodella, della nostra ciotola e dobbiamo metterci un peso e le lasciamo così per 30 minuti. Io questa volta ci metto la frittiera. Bella pesante, così farà un bel peso e le melanzane riusciranno a tirar via il liquido amaro di vegetazione che contengono al loro interno. Quindi le lascio così per 30 minuti. Tagliamo adesso il peperone. Quindi tiriamo via il picciolo, che è questa parte qui.
tagliamo a metà in questo modo. E adesso dobbiamo eliminare i filamenti interni e i semi. Per togliere i semini basterà batterli sul nostro tagliere in questo modo. E adesso li tagliamo anche loro a pezzettoni. Tritiamo adesso il sedano in questo modo, tagliamo a metà. Foglioline di prezzemolo tritiamo adesso anche la cipolla a pezzettoni perché non deve essere sottile. Quindi molto semplicemente la tagliamo in due. La tagliamo ancora a metà, quindi tagliamo la cipolla in 4 e adesso la tagliamo dal lato opposto. Così va benissimo. Ci spostiamo sulla cucina e iniziamo a friggere i nostri peperoni. Tutto questo nel frattempo che le nostre melanzane sono nella scodella che devono rilasciare la loro acqua di vegetazione. La caponata è una ricetta particolare perché ogni verdura deve cuocere separatamente, quindi facciamo a parte i nostri peperoni, alziamo il fuoco aggiungiamo un pizzico di sale. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per un quarto d'ora. Nel frattempo che i peperoni stanno andando, aggiungiamo un'altra padella sul fuoco. Quando l'olio sarà caldo, aggiungiamo innanzitutto la cipolla. E la facciamo cuocere per all'incirca un paio di minuti, fino a quando si sarà ammorbidita. Dopo aggiungiamo anche il sedano. Come vedete la cipolla si è ammorbidita. Aggiungiamo quindi il trito di prezzemolo e il nostro sedano tagliato a pezzetti. Questo perché il sedano è abbastanza duretto, quindi ha bisogno di un tempo di cottura per diventare morbido. Invece il prezzemolo nell'olio rilascia il meglio del suo profumo. Come vedete non c'è tanto olio. Questo perché stiamo facendo una porzione non troppo grande di caponata. Se fate una quantità maggiore dovrete mettere più olio. Perché è un piatto che, diciamolo, si gusta facendo la scarpetta con il pane, quindi non deve essere troppo asciutta, mi raccomando.
Lasciamo quindi insaporire per un paio di minuti e aggiungiamo un pizzico di sale. In questo modo. A questo punto possiamo aggiungere i pinoli. In questo modo i pinoli faranno una specie di tostatura e diventeranno molto profumati e gustosi. Bene, ho scolato le melanzane che hanno rilasciato il loro liquido di vegetazione in eccesso e adesso le tamponiamo con uno Scottex. Semplicemente le schiacciamo, vedete quanta acqua ancora rilasciano. Perfetto, siamo pronti per la cottura. Ho messo una padella sul fuoco con dell'olio. Come vedete, nel frattempo anche i peperoni stanno cuocendo. Grazie al coperchio si forma il vapore e diventano morbidi in fretta. Bene, i peperoni sono pronti e li ho tolti dal fuoco. Li lascio coperti con il coperchio fino al momento dell'utilizzo. A questo punto posso girare le melanzane. Mi aiuto con una pinza. Abbiamo tolto dal fuoco i peperoni, le melanzane. Riprendiamo la nostra padella con i pinoli. Ci mettiamo dentro il pomodoro. L'uvetta. I capperi che sono stati lavati. Ne metto lo zucchero e l'aceto. E faccio sciogliere bene. Come vedete, ho messo lo zucchero e l'aceto prima di andare ad aggiungere le melanzane e i peperoni. Questo perché posso mescolare bene senza rischio magari di andare a frantumare troppo le melanzane che a questo punto sono morbide. Lasciamo andare 2 minuti e dopo aggiungiamo le nostre verdure. Aggiungo anche le melanzane. E i peperoni. A questo punto aggiungiamo il basilico per profumare ulteriormente. Lasciamo cuocere per altri 2 minuti e dopo la nostra meravigliosa caponata di melanzane è pronta. Come vedete non c'è eccessivamente olio, vedete?
l'olio che c'è sicuramente renderà il piatto goloso e potremo accompagnarlo con una bellissima fettina di pane casereccio. Ed ecco a voi la nostra caponata è pronta per essere gustata, così calda, appena fatta e davvero buonissima. Guardate i colori come sono stupendi, mettono davvero tanta gioia, tanta allegria. Bene ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di lasciare un like, iscrivervi al mio canale, attivate le notifiche, la campanella che trovate in basso a destra, così sarete i primi ad essere informati sui miei nuovi video. E adesso, prima di concludere, la mia mamma farà la prova assaggio. Assaggia, mammina. Com'è? Un attimo, sta ingoiando. Allora? Fantastica. Ti piace? La consigli a tutti i nostri amici? Di farla subito. Subito? Perché non si può resistere. E nel frattempo... ha anche sporcato il canovaccio, ma va bene così, meno male che non sono stata io, sennò poi si arrabbiava con me. Bene, allora un buon pranzo o una buona cena a tutti voi, vi mando un abbraccio, ci vediamo presto con tanto affetto dalla vostra Francesca. Ciao!